Tra le wagon compatte ce n'è una che ormai da anni fa la parte del leone. Ora però la Peugeot 308, oltre alla sua proverbiale praticità, offre uno stile praticamente da concept. Insomma, è lei la wagon più bella del reame? E soprattutto, oltre allo stile c'è di più? Lo scopriamo in questo Perché comprarla. Fuori com'è? Più che una wagon sembra quasi una hatchback tirata per le estremità, è merito delle forme muscolose e scolpite che creano giochi di luce e di ombre dinamici, specie all'altezza dei passaruota e nella parte bassa delle portiere. A renderla così filante è anche il montante posteriore sottile, e forse la parte più riuscita è il posteriore, così scolpito e moderno. Vi piace? Ditecelo nei commenti. Poi non possono certo mancare i graffi luminosi, tanto dietro, più minimali che mai, quanto davanti, con le grandi zanne LED riconoscibili da centinaia di metri. E dentro? La 308 Station Wagon è sempre stato un punto di riferimento per questa categoria, e un motivo ci sarà, no? Si parte infatti da oltre 600 litri di capacità, che scendono però a 458 sulle plug-in. La cappelliera si ritrae con un gesto e mostra un vano regolare e dalla soglia bassa, pratica per i carichi più pesanti. Un bagaglio a mano di dimensioni standard, insomma, entra in qualsiasi modo. Sotto al piano ci sono dei piccoli vani, il pavimento si tiene sollevato con un gancio, ma se è presente il subwoofer dell'impianto audio focal non si può sfruttare tutto il doppio fondo, dunque non si può riporre la cappelliera che comunque si toglie facilmente. Con le leve dietro poi si abbatte lo schienale diviso in configurazione 40-20-40. Venendo ai dettagli, ci sono due vani laterali, dei ganci superiori e una presa 12V. L'accesso dietro non è dei più ampi, ma nella media. Una volta a bordo non ci sono problemi per la testa, ma chi come me è alto oltre 1,90 m soffre un po' lo spessore dei sedili anteriori che rubano spazio alle ginocchia. Bene al centro, con tunnel poco ingombrante e seduta piatta. Poi sulla console ci sono le bocchette dell'aria, due prese di ricarica retro illuminate e un piccolo vano. È fatta bene? Peugeot ci ha abituato negli ultimi anni a degli abitacoli, diciamolo onestamente, veramente, veramente ben fatti. Certo, lo stile è soggettivo, ma la qualità percepita, quella no. Ecco qui la sensazione è che si sia superata ulteriormente. Il design ricercato non è fine a se stesso, ma è tutto studiato nei minimi dettagli da un punto di vista ergonomico. Le luci, per esempio, illuminano ogni vano o presa di ricarica. E di portaoggetti e mensole ce ne sono tanti. Oltre a quello con ricarica ad induzione, ce n'è un altro sotto, bello profondo. Poi il portabicchieri a scomparsa. E infine, sotto al bracciolo centrale, che non è regolabile, c'è anche un piccolo tunnel per far passare un cavo di ricarica e permettere allo smartphone di essere alloggiato in obliquo. Tornando allo stile, il comando del cambio elettronico fa la sua parte, così come le bocchette d'aria rialzate e integrate nella fascia che avvolge la plancia, che, parlando invece di materiali, ha rivestimenti morbidi che si estendono poi sulle aree superiori e centrali dei pannelli porta, che hanno dei vani capienti e con fondo impreziosito con la moquette. Stessa rifinitura per il cassetto anteriore, bello capiente. Ecco, avremmo giusto voluto le cinture regolabili in altezza. Come funziona l'infotainment? Su 308 ha debuttato un nuovo sistema di bordo più chiaro nella disposizione dei comandi e molto più veloce nell'utilizzo. Le funzioni sono tante, come gli aggiornamenti tramite internet, il wifi e la connettività 4G, tramite la quale il navigatore è in grado di mostrare anche i punti di interesse con le informazioni aggiornate live. Neanche a dirlo, Apple CarPlay e Android Auto sono compatibili senza fili. La home è personalizzabile in tutti gli aspetti tramite widget, molto comodo, ma parlando di comodità, le vere protagoniste sono le scorciatoie digitali subito sotto. Sono belle grandi, si trovano immediatamente e si configurano a piacere. Può sembrare solo un effetto speciale la strumentazione 3D del cruscotto digitale, ma non lo è affatto, perché visto che è configurabile, consente di trovare l'informazione che ognuno ritiene più importante molto più velocemente, consentendo agli occhi di metterla a fuoco prima. Insomma, per completezza e layout è tra i migliori in circolazione. Se ho dei bambini? Inserire il seggiolino è piuttosto agevole, anche se il sedile anteriore è prominente. Gli attacchi ISOFIX sono nascosti da due cerniere e incassati. Si trovano abbastanza facilmente, ma quelli esterni di base sono più comodi. I finestrini scendono quasi del tutto, nei pannelli porta c'è spazio anche per borracce medie e dietro i sedili ci sono delle reti elastiche. Nessun problema per il nostro passeggino, di cui trovate le dimensioni in descrizione. Com'è da guidare?
impossibile non partire dalla posizione di guida, che è un'esclusiva di Peugeot, sostanzialmente con questa triangolazione che vede un volante dal diametro ridotto e dalla forma esagonale ribassato rispetto alle altre auto, e di conseguenza la strumentazione davanti a me invece è rialzata praticamente ad altezza strada e altezza sguardo, e perciò rende anche inutile un head-up display. Va detto che nel mio caso, che sono alto oltre 1,90 m, quindi sopra la media, devo trovare un po' un compromesso tra avere il volante un po' troppo vicino alle ginocchia oppure tirarlo su e coprire parzialmente la strumentazione. Ma nella stragrande maggioranza dei casi non solo questa posizione di guida convince, ma è anche bella coinvolgente. Questo perché il volante ridotto ti fa sentire una bella connessione con le ruote anteriori, anche se l'impostazione comunque più che sportiva è turistica, nel senso che è sì preciso ma è anche leggero, ma meglio così, perché altrimenti degli input troppo diretti su un comando dal diametro ridotto sarebbero risultati nervosi e quindi avrebbero compromesso il comfort di bordo, che è buono grazie anche ad un'alta profilazione dei sedili, che sono contenitivi e belli comodi. È buona quindi anche la manovrabilità, grazie poi ad una visuale tutto intorno che consente di avere una buona percezione degli ingombri, ma anche un ottimo sistema di telecamere evoluto e ad alta risoluzione. La piacevolissima guida passa anche per un assetto molto composto, in equilibrio cioè tra rigidità dinamica, perciò smorzando bene le varie inerzie, ma anche un assorbimento niente male. Va detto, giusto sulle irregolarità più marcate o sulle buche più profonde, con questo assetto da 18 pollici pneumatici 225/40 qualche vibrazione, qualche scossone arriva. Poi, per tirare fuori il meglio delle prestazioni dalla 308, c'è la mappa Sport, che interviene sull'erogazione, che è più pronta, sulle cambiate del cambio automatico EAT8, che in tutte le altre situazioni è invece impercettibile, tra l'altro anche i paddle al volante, e la mappa interviene anche sullo sterzo. Ecco, in questo caso, più che aumentare il carico volante, come se il comando facesse quasi un po' di resistenza, perciò il comportamento è un po' artificiale. A proposito di erogazione, però, non vi ho ancora detto che motore ho sotto il cofano, e cioè il 1200 3 cilindri turbo benzina da 130 cavalli e 240 Nm di coppia. È un motore dal piglio reattivo, sì, magari non propriamente sportivo, fa sentire la sua voce soltanto oltre i 3000 giri e in generale comunque ha delle prestazioni interessanti, perché per esempio la velocità massima è superiore ai 200 km/h. A proposito di andature elevate, un plauso all'insonorizzazione della 308 Station Wagon, perché non solo il coefficiente aerodinamico è di appena 0,27, ma ci sono anche i doppi vetri anteriori, un tocco da auto di classe superiore. Quanto consuma? In città si fanno circa 13,3 km con un litro di benzina, in extraurbano si fanno 18 km al litro e in autostrada 17, dunque la media è di circa 16 km al litro, cioè 6,2 litri per 100 km. E la sicurezza? La 308 Station Wagon non può vantare le 5 stelle Euro NCAP. Le valutazioni infatti certificano 4 stelle con 76% di protezione per gli adulti, 84% per i bambini, 68% per i pedoni e 65% per i dispositivi di sicurezza attiva. Prima di dirvi come funzionano i dispositivi di ausilio alla guida, voglio dirvi di come si attivano, perché finalmente non c'è più il satellite nascosto dal volante sul piantone dello sterzo, ma i comandi per i dispositivi principali sono in bella vista sulla razza sinistra del volante e di conseguenza sono molto più comodi. Poi la dotazione è ricca e i dispositivi sono evoluti, per esempio il cruise control adattivo ha anche la funzione di cambio di carreggiata semiautomatico, che suggerisce quando sorpassare l'auto che ci precede, o ancora la riduzione della velocità a seconda dei limiti stradali oppure delle curve che stiamo per affrontare. I fari a matrice di LED hanno un fascio luminoso ben definito, sono reattivi e precisi. Unica nota stonata per quanto riguarda il mantenitore attivo di corsia. Gli interventi sono efficaci e naturali sullo sterzo, però non c'è la funzione di centraggio tra le strisce, perciò c'è un po'
quell'effetto ping pong, e ancora avrei voluto un tasto a portata di mano per disattivarlo, e invece è un qualcosa che va fatto dal display centrale in più passaggi. Quanto costa? Di listino servono 26.500 euro per il 1.2 benzina da 110 cavalli. Per il 130 cavalli si parte da circa 32.600 euro e si arriva fino ai 36.800 euro dell'allestimento top di gamma GT Pack. Il diesel 1.5 da 130 cavalli parte da circa 33.500 euro e, salendo attraverso i 4 allestimenti disponibili, si arriva a 38.700 euro. La versione ibrida plug-in parte da poco meno di 39.000 euro. Accessori consigliati? Gli optional disponibili dipendono dall'allestimento di partenza, dunque in fase di configurazione bisogna tenerne conto. Sulle versioni di accesso, ingresso e avviamento keyless sono utili e vengono 350 euro. I sedili certificati AGR sono molto comodi, ma per 450 euro sono consigliati solo per chi viaggia veramente tanto. Quando non previsto, il cruise control adattivo costa 400 euro, 200 euro invece il drive assist e 350 euro le telecamere perimetrali. Difetti? Praticamente tutte le note stonate della generazione passata sono state armonizzate su questa nuova 308, che dunque è un'auto davvero ben fatta. Resta un po' scomodo dover regolare il climatizzatore in più passaggi, visto che i comandi sono integrati nello schermo touch. Si può ovviare personalizzando la home e lasciando i tasti sempre in vista, ma comunque bisogna magari uscire dalla funzione che si stava usando, come il navigatore. Sul parabrezza si formano fastidiosi riflessi a causa della rifinitura superiore satinata del cruscotto. La scelta di alcuni optional è vincolata agli allestimenti e infine la retromarcia alogena stona parecchio con il resto dei gruppi ottici a LED. Quali sono le alternative? Quello delle familiari compatte è un segmento che resiste. Tra le più apprezzate ci sono per esempio la Ford Focus o la Fiat Tipo, la Toyota Corolla se si parla di full hybrid, e invece passando al livello di elettrificazione successivo, quindi il plug-in, ci sono per esempio la Renault Megane E-Tech, la Skoda Octavia e due alternative con altrettanta personalità, la Opel Astra Sports Tourer e la Seat Leon Sports Tourer anche lei. Infine, rimanendo in casa Peugeot, in concessionaria potreste essere attratti dal nuovo crossover 408. Se vogliono resistere alla moda dei SUV, le familiari non possono essere solamente pratiche o comode, devono essere anche belle e capaci di appagare. La Peugeot 308 Station Wagon fa centro, ma va anche oltre, sconfinando in un territorio in cui anche le premium, se ce ne fossero, dovrebbero temerla.